Ciao a tutti. Allora, oggi voglio raccontarvi un po' come sono arrivato qui in Argentina. Però, prima di raccontarvi questo, devo raccontarvi una parte che viene prima. Cioè, nel 2012 vado a Barcellona per circa 4-5 mesi, di fronte alla Sagrada Famiglia. Bellissimo. Era un piso compartito con due catalani. È stata una bella esperienza, e a parte che l'ubicazione dell'appartamento era ottima perché era tipo novembre-dicembre, l'epoca in cui la Sagrada Famiglia cambiava i colori ogni sera più o meno, o facevano le prove per gli spettacoli, tutta un'altra cosa dal Natale rispetto a quello che è qua, o lo spirito natalizio, che quello ve ne parlerò più avanti e nell'epoca adeguata, ovviamente. Allora, tornando alla storia di come sono arrivato qua, allora io sono stato 5 mesi là, come vi dicevo, a Barcellona, e poi me ne ritorno perché praticamente non avevo trovato lavoro. Sinceramente cercavo anche lavoro del mio settore, del settore del benessere, terapie alternative o lezioni di Pilates. Questa era praticamente la mia occupazione dell'epoca, ok? Non avevo trovato niente, avevo trovato solo qualcuno che mi diceva: no, guarda che è scritto letteralmente per email, mi dicevano: no, guarda, io so l'italiano, so l'inglese, so parlare francese, so parlare lo spagnolo, però voglio che tu mi faccia la lezione di Pilates in catalano. E allora non ho trovato niente. Un po' di spagnolo all'epoca già un pochettino me la cavavo, potevo fare la lezione. E l'italiano, l'inglese andava più o meno, però l'avrei potuto fare. Quindi non potevo fare lezioni, non mi permettevano praticamente di poter fare il mio lavoro. E quando sono finiti i soldi sono dovuto tornarmene indietro. Poi io al ritorno a trovare dei lavoretti, delle cose da poter fare per guadagnare dei soldi. Ho venduto cose mie, ho venduto tipo il navigatore per l'auto e ho venduto varie cose, anche dei telefoni. Ho venduto un po' di cose usate che avevo a casa, libri, e mi sono accumulato un bel gruzzoletto. E finalmente siamo al novembre 2013, quando arrivo qui. Avevo preso un biglietto di sola andata, e però il discorso è che io avevo solo 90 giorni per poter stare qui. Ok? E devo trovare un sistema per poter rimanere. Poi si è scoperto che qui, pagando un bel metodo, però pagando una piccola multa, e all'epoca credo che fossero meno di 1.000 pesos, una cosa del genere. Allora, io cosa ho fatto per rimanere? Allora, c'erano varie possibilità, a parte pagare la multa o andare in Uruguay, a Colonia, oppure iscriversi a un'università, a una scuola. Allora cosa faccio? Voglio iscrivermi in università, così mi danno il documento, un permesso di soggiorno temporale con un tempo determinato per poter rimanere qui in regola. Però non posso iscrivermi all'università perché non avevo il titolo. Quindi cosa si fa? Niente, si ricomincia un po', si dà un passo indietro. Già che no, non potevo iscrivermi all'università, non mi accettavano il mio titolo perché non avevo l'analitico, dicevano, boh, non lo so. E niente, vado a una scuola secondaria di qua, era una scuola per adulti, erano 3 anni. Il primo anno, bellissimo, stavo facendo tipo una cosa un po'
vincolata con la salute, non era il tipico corso che o la scuola tecnica o lingue, era qualcosa con la salute a me piaceva fare, ecco qua che passano con i controlli, è già la seconda volta che passano in mezz'ora circa. Bene, sono 3 anni, solo che dopo il primo anno non si poteva più continuare a dare lezioni in quell'edificio, si vede che non era adatto, non aveva più i permessi. E niente, si spostano da un'altra parte. E io cosa faccio? Era troppo lontano per me, era tipo più di un'ora di autobus, però non era tanto l'ora di autobus, è che la zona era un po' brutta, un po' rischiosa. E continua a essere una zona un po' a rischio e non mi andava anche perché ero arrivato da poco, non sapevo bene come girarmi, come guardarmi intorno. La vita è un po' diversa rispetto a quella del paesino, come potete ben capire. E allora cambio di scuola, passo praticamente a una delle poche opzioni che mi restavano, che fossero anche abbastanza vicino. Di queste scuole per adulti ce n'erano tante, stavo andando a una che era del governo della città, che praticamente la paghi pochissimo, paghi una rata bassissima, la paghi una volta in un anno, poi non devi pagare più niente. E andando a una scuola del governo della città, hai la certezza che poi quel titolo ti possa servire per andare all'università. Allora, una volta risolto la questione di come poter rimanere qua, c'è anche il modo di vivere. Come girare per strada, che ti gira intorno, qui c'è tanta gente che ti dice: ah, mi dai una monetina? Se vado sulla strada turistica, ancora il giorno d'oggi vedono la mia faccia straniera e mi chiedono: ah, un dollaro, un dollaro, un dollaro. Prima chiedevano i pesos, adesso direttamente mi chiedono i dollari. Bravo. Che devo dire? Niente, non c'ho niente. O se no, ci sono quelli che lavorano, cioè quelli che ti vendono i calzini o occhiali o altre cose. Questo è quanto. Questa è stata un po' la mia storia. Non voglio annoiarvi con dettagli di tutto quello che mi è capitato finora, però vi dirò: vivere qui a Buenos Aires è bello, ci sono tante cose, ci sono tante opportunità. La questione è, secondo me, un po' avere il coraggio di fare una scelta del genere, prendere e andare dall'altra parte della terra, praticamente, in una lingua che è nuova, abitudini che sono nuove, una cultura molto diversa, però ci sono quelle connessioni, quei vincoli antichi dei nostri nonni, dei nostri zii, dei nostri papà, mamme, ok? Che ti aiutano un po' a rimanere legato al nostro paese. C'era sempre la persona che appena sentiva il mio accento mi chiedeva: ma di dove sei? Dico: dall'Italia. Boh, ah, sai che mio nonno è venuto qua nel 1950, nel 1930, il mio bisnonno. Ti raccontano anche storie, ti chiedono sempre di dove sei perché qua gli argentini sono dei curiosi e vogliono sapere, in senso buono, vogliono sapere per curiosità perché hanno non loro anche dei vincoli con l'Italia in un certo senso. E spesso mi confondono con il brasiliano, forse per l'accento, per la faccia, non ho la più pallida idea perché il mio spagnolo è un po' strano. Quindi non si capisce bene se sono brasiliano. Ah, di qua sicuro no. A volte meno che se sono polacco, se sono inglese, cioè qualsiasi cosa, praticamente meno italiano, perché dovete capire un po' una cosa, che qua l'italiano è tipo l'italiano del sud, almeno quello che c'è a Buenos Aires, capitale. Quelli che sono fuori di solito sono quelli che sono del nord. Vedete, quello del nord è abituato ai boschi, alle montagne, e quello lo trova nelle altre province del paese, non lo trova qui. Buenos Aires è veramente un casino. Adesso sti giorni qua è una grazia veramente, perché nonostante il fatto che siamo tutti in quarantena, però almeno c'è un po' più di tranquillità. Così insomma, bene, chiudiamo il vlog di oggi, spero che vi sia piaciuto.
E se avete delle curiosità di come si vive qua o come arrivare, ovviamente ve lo posso dire da come funzionano le cose adesso. Ovviamente adesso non potete venire perché è tutto chiuso, hanno chiuso le frontiere, però vi posso raccontare di curiosità, di cucina, di tutto quello che volete. Mettetelo qui, lasciatelo qui nei commenti, chiedetemi quello che volete sapere, io farò un video con gli argomenti che mi avete proposto. E sottoscrivete al canale se vi fa piacere, mettete un like se vi è piaciuto il video o fate commenti o critiche costruttive così imparo anch'io a migliorare a come filmare. Ok, vi mando un saluto, a presto, al prossimo video. Ciao!